Expo Vending Sud, settima edizione, siamo all'edizione 2017 e siamo a un nuovo incontro con il marchio Nero Oro. Il signore che è alla mia destra è Massimo Fiume e avrete avuto modo di riconoscerlo voi che dite di guardare praticamente tutte le interviste di Venne in TV, perché nel lontano 2013, tre edizioni fa, ho avuto modo di intervistarlo e ascoltare, facendogli esprimere al meglio quelle che erano le caratteristiche e le ambizioni di questo brand, in che modo si sarebbe sviluppato, cosa avrebbe voluto fare in futuro. E devo dire, Massimo, intanto benvenuto, bentornato dinanzi alle telecamere di Vending TV. Devo dire che dopo 4 anni ci sono state delle notevoli evoluzioni. Sì, evoluzioni per fortuna in positivo e sempre in crescita. Anche in quest'anno noi abbiamo misurato una crescita esponenziale. Per fortuna ci auguriamo di continuare su questa strada. Io devo dire che il raffronto lo faccio intervista dopo intervista. E allora nel 2013 io ti chiesi quanti sono i punti vendita che fino ad oggi hanno aderito al vostro progetto e tu con orgoglio dicesti: beh, abbiamo raggiunto un numero considerevole di negozi, abbiamo ben 12 punti vendita che hanno già aderito nell'arco di un anno e mezzo. Nella scorsa edizione, in quella 2015, ho avuto il piacere di intervistare Gennaro Saccone, che era qui presente allo stand, e lui con altrettanto orgoglio mi disse: beh, siamo ormai a ben 25 punti vendita che hanno aderito al nostro progetto. Massimo, siamo nel 2017, quanti sono i punti vendita ad oggi? Allora, oggi non solo per fortuna il numero di punti è aumentato e ci sono persone che comunque hanno aderito ulteriormente al nostro progetto ritenendolo affidabile, ma ci siamo anche diversificati sul territorio. Abbiamo insomma messo in pianta stabile di punti vendita su regioni dove noi praticamente non operavamo, quindi questo è motivo di soddisfazione. E vabbè, se vogliamo parlare di numeri, oggi Nero Oro conta 53 punti vendita sul territorio nazionale. Ci sono ancora prevalentemente, chiaramente noi partiamo dal nostro territorio che è quello campano, dove ovviamente per ovvi motivi riscuotiamo maggiore successo, però ci fa piacere enunciare questa crescita anche su altre regioni. Ebbene, 12-13 nel 2013, 25-27 nel 2015, oltre i 50 nel 2017, raddoppiate edizione dopo edizione. Posso dire che mi aspetto almeno 110 punti vendita nel 2019. Vabbè, noi ci auguriamo, ci sono quante province in Italia? Sì, dovrebbero essere abolite ormai da 2 anni, ma di fatto credo sarà un po' difficile. Dovrebbero essere 108. Vogliamo coprirle tutte 108, questo è l'obiettivo. E in bocca al lupo per questo, perché un gestore o quantomeno un piccolo imprenditore dovrebbe aderire al progetto Nero Oro? Beh, il progetto Nero Oro è, oltre a quello che è il discorso del brand, del core business del caffè, oggi cerca di ampliare l'offerta con altre referenze che poi chiaramente sono quelle che vanno a rispondere ad una domanda sempre più crescente all'interno dei punti vendita. Oggi infatti il brand Nero Oro spazia, oltre che dal caffè, anche su referenze come liquori, su referenze di pasticceria, questo per creare un corredo a quello che è la nostra attività principale, dove noi insomma abbiamo chiaramente improntato l'attività sin dall'inizio, che è quella del caffè, oggi in continua evoluzione, ma abbiamo creato dei corredi che riscuotono il loro successo per chi vuole aderire al nostro progetto. Per chi vuole aderire al vostro progetto, qual è la proposta? Beh, la proposta è quella di avviare un'attività sicuramente di successo.
perché oggi per fortuna al di là di quello che è il settore puramente del vending da cui noi tutti quanti proveniamo, ci sono sempre delle novità all'interno della microdistribuzione. Quindi noi che non ci rivolgiamo alla GDO abbiamo fatto questa scelta di collocare il nostro prodotto attraverso piccoli rivenditori, vuoi che siano nel caso specifico negozi specializzati. Noi offriamo proprio una gamma di prodotti che sono alla risposta di questa fascia di mercato. E allora, diciamo che l'offerta non è vincolante per chi aderisce, ovvero il gestore, il piccolo imprenditore che aderisce al vostro progetto non è assolutamente vincolato a prendere solo ed esclusivamente vostro materiale? Allora, noi oggi allo stato attuale contrattualizziamo i nostri francesi con un vincolo di acquisto in percentuale, lasciando poi una percentuale di acquisto libera, un po' come funzionano tutti quanti gli altri franchising, anche perché poi all'interno di un punto vendita monomarchio chiaramente noi siamo i primi a non credere in questa cosa, però riscuotiamo un successo improntando il marchio come core business all'interno di queste attività. Questo sicuramente è un dato che viene a nostro favore e che insomma ci sprona ad andare avanti su questa base. Però comunque chi aderisce al nostro prodotto, come vi dicevo, al nostro progetto, ha la facoltà di, in percentuale, di acquistare anche qualcosa al di là di quello che è il fatturato che viene a fare con Sima Service, che è l'azienda insomma che distribuisce il marchio Nero Oro. Nello stand di quest'anno, che è esattamente il doppio per dimensioni rispetto all'edizione precedente e che manifesta di fatto un po' quella che è la vostra identità, ci sono degli spazi molto ampi per poter appunto dialogare con i vari prospect che desiderano aderire al vostro progetto, ci sono un po' di macchine, dei prodotti e c'è anche tanta roba che nella scorsa edizione non era presente. Vi evolvete, crescete anno dopo anno, in questo caso edizione dopo edizione. Qual è il futuro della proposta Nero Oro? Beh, il futuro della proposta Nero Oro è sicuramente quella di continuare su questa strada, perché la strada che sino ad oggi ci ha condotto comunque a raddoppiare sempre di più l'offerta, a ampliare sempre di più l'offerta, e abbiamo sempre nuovi progetti che ci portano poi ad amplificare quello che è la richiesta del mercato. Poi chiaramente l'obiettivo dell'azienda è quella di conquistare in questo periodo così insomma avvincente, perché è un periodo dove nascono tanti che si affacciano anche a questo mercato, è quello di ampliare il nostro territorio. Noi abbiamo incentrato il nostro lavoro dalla nostra regione, l'abbiamo ampliato al sud Italia, oggi ci stiamo spostando anche verso il centro Italia e stiamo sostenendo insomma degli investimenti al fine proprio di ampliare quello che è il nostro mercato, quello che sono i nostri punti vendita, perché tante volte anche chi magari si trova in una regione che ci passa, perché magari abbiamo dei punti vendita in aeroporti, in stazioni, ci dice ma sulla nostra regione però io non ho mai trovato nulla di simile. Allora, su questa base ci siamo mossi per ricercare altre partnership che potessero soddisfare questa domanda. Massimo, lì proprio in quel piccolo vetrino che si chiama telecamera, oltre il quale c'è il prospect tipo, si attendono una proposta in breve.
possiamo farla, possiamo dire in che modo poter cominciare questo tipo di attività e semmai una forbice per i prezzi, per il piccolo imprenditore che vorrebbe intraprendere insieme al marchio Niroro? Allora, il progetto non è, è un progetto ambizioso, perché comunque in ogni caso noi cerchiamo di creare dei punti vendita specializzati che si differenzino da quella che è la grande distribuzione, quindi non è un prodotto di basso livello, è un prodotto di alto livello, però nel contempo siamo molto attenti a creare un'offerta che sia accessibile a tanti e che anche a coloro che non appartengono già a questo settore e vogliono intraprendere un'attività di successo, come dice il nostro slogan in questa manifestazione, abbiamo la possibilità, con veramente un investimento esiguo, di raggiungere degli obiettivi veramente importanti. Ma ciò che ci mantiene su questa strada e che comunque ci dà la possibilità di perdurare è il fatto che comunque chi ha iniziato l'attività con noi con un solo punto vendita oggi allo stato attuale si ritrova a dover aprire un secondo, un terzo punto vendita. Questo è significativo e ci fa capire che comunque in ogni caso il progetto è vincente. E allora Massimo, non l'abbiamo convinto, non gli abbiamo fatto dire cifre esatte, perché io suppongo dobbiamo approfondire poi chiaramente, perché voi separata sede. Diciamo che anche che voi, tu prima dell'intervista mi dicevi, riuscite a realizzare un abito su misura per chi vuole intraprendere, e quindi a questo punto io dico qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere per avere maggiori informazioni in merito all'apertura o all'adesione di un punto Niroro. info@neroro.it. Com'è difficile, amici miei. Abbiamo fatta semplice proprio per evitare qualche dispersioni. E allora Massimo, grazie, sei stato cortesissimo, grazie. Sei stato molto sintetico nell'andare a esprimere quelle che erano le parti cruciali di questo progetto. Ringrazia e saluta gli amici di BenninTV.it. Saluto tutti quanti, grazie e vi aspettiamo numerosi al nostro stand qui a Expo Vendisud. Bene amici, io nel frattempo, mentre lui vi attende, continuo con telecamera e microfono per andare a catturare le altre novità presentate a Expo Vendisud 2017, la settima edizione di questa fiera. A tra poco!